53esima edizione del Vinitaly all'interno del consorzio dei vini d'Abruzzi. Per quanto riguarda la provincia Teramano, c'è l'azienda San Lorenzo di Castiglione. Ritroviamo il proprietario Gianluca Galasso. Che cosa significa essere e partecipare al Vinitaly? Rappresentare l'Abruzzo in primis e poi rappresentare la nostra azienda. L'Abruzzo si presenta in questo Vinitaly molto bene. Siamo cresciuti, ci presentiamo con una veste rinnovata e anche all'altezza della nostra regione. Come provincia di Teramo sicuramente ci presentiamo all'altezza della nostra DOCG. Devo dire che il bilancio è molto positivo, l'Abruzzo è sempre stato molto apprezzato, ma in questo Vinitaly sicuramente possiamo stilare un bilancio di apprezzamento su un discreto valore del nostro prodotto, di apprezzamento ma anche di prezzo. Perciò stiamo crescendo anche nella valutazione del nostro prodotto, nella promozione. Prima di affrontare le politiche commerciali e dove voi esportate il vostro vino, vogliamo parlare, hai nominato te stesso, il fatto che l'Abruzzo è sempre più protagonista a questo Vinitaly, quindi vi sprona anche a voi produttori fare sempre meglio. Sì, sicuramente noi facciamo sempre del nostro meglio, portiamo l'Abruzzo in giro per il mondo ed è una cosa fondamentale, perché più lo facciamo conoscere all'estero e più abbiamo sia turismo che persone che acquistano il nostro prodotto, il nostro Montepulciano, i nostri altri vitigni importantissimi che abbiamo come Trebbiano, Pecorino, Passerina, chi più ne ha più ne metta, perché sicuramente la nostra regione è ricchissima di prodotti di eccellenza. E poi dobbiamo sicuramente parlare del nostro DOCG, della nostra bottiglia Escol, che sicuramente ha ricevuto numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Quest'anno abbiamo ottenuto ultimamente riconoscimento al Mundus Vini nel territorio tedesco, che ci ha premiato un'altra volta dopo tanti anni che sicuramente abbiamo ricevuto sempre premi di caratura internazionale molto importanti. E poi sicuramente dobbiamo fare sempre di più, questo è sempre importante. Dove esportate i vostri vini? Mercato sicuramente estero, ma non disegnate nemmeno quello italiano, perché è importante esserci. Sicuramente il mercato italiano è importantissimo, il mercato estero per noi lo è di più. I mercati principali, Stati Uniti, però sicuramente quest'anno un focus principale sui mercati asiatici, mercati nuovi, mercati in continua espansione, mercati che hanno fame di vino ma anche di vino buono, e il Montepulciano devo dire che è molto apprezzato come tipologia, come approccio in bocca, come rotondità, e perciò abbiamo una bella chance. Per il mercato italiano dove possono trovarvi? Ma sicuramente siamo presenti a Roma con una nuova un nuovo punto vendita, abbiamo aperto un punto vendita nostro, perciò ci siamo allargati fuori regione, abbiamo aperto a Roma in un posto bellissimo che è vicino Ponte Milvio, c'è una zona ricchissima, il nostro negozio punto vendita San Lorenzo, vi invito tutti a visitarlo, è un negozio dove facciamo anche degustazioni, perciò facciamo promozione del territorio, promozione di San Lorenzo ma anche promozione del territorio. E poi anche la distribuzione avanza, siamo presenti sicuramente nelle grandi città come Milano. Un'altra occasione per conoscervi sicuramente saranno le due appuntamenti, le due giornate di cantine aperte a cui voi partecipate da anni, e organizzate una bella festa, perché quella è una bella festa per far conoscere il vostro marchio. Mi fa piacere che hai detto che è una festa, perché anche per noi è una festa, con tutto il lavoro che ci mettiamo, però per noi è una festa, perciò vi aspettiamo numerosi, le date le sapete perché è l'ultimo fine settimana di maggio, in cui questa grande festa che sta prendendo sempre più piede a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale per San Lorenzo, e quest'anno sicuramente riproporremo un po' tutte le nostre attività che facciamo in quelle due giornate, mettendoci sempre qualcosa di nuovo e qualcosa di più.